Amici di Wild Hunter, salute a voi, ben ritrovati alla mia rubrica tutorial. In questo appuntamento dedicato alle mire aftermarket della LPA Sites di Sarezzo, in provincia di Brescia, un'azienda leader in Europa e nel mondo per questo genere di prodotti, andremo a vedere una delle serie più di successo della LPA Sites. Si tratta della serie SPR, una serie progettata dalla casa di Sarezzo per le pistole semiautomatiche. Allora, quali sono le caratteristiche che distinguono questa serie? Innanzitutto è una serie che prevede un kit completo di tacca di mira e mirino, e all'interno c'è anche una chiave a brugola e un cacciavite per fare tutte le regolazioni. Allora, diciamo che la tacca di mira è una tacca di mira estremamente rastremata, con un profilo molto compatto e basso, perché è importante che quando la pistola viene messa nella fondina, e quindi estratta e messa, la tacca di mira non vada a impigliarsi né nella fondina né nei vestiti. Quindi ha un profilo degli angoli molto smussati, questa tacca, proprio per venire incontro a questa esigenza. Naturalmente è completamente regolabile tramite delle viti micrometriche, sia in alzo che in deriva, e ha appunto un profilo molto compatto, molto basso, in modo da risultare molto ergonomica per appunto riuscire ad avere una mira molto accurata e molto precisa. Il mirino è a coda di rondine, anche sul mirino è stato fatto un lavoro proprio sulla coda di rondine in modo tale da farla aderire perfettamente nello scasso originale, d'accordo? Allora, questa serie, l'SPR, che come vi ho detto è dedicata alle pistole semiautomatiche, è disponibile in ben 18 modelli per appunto venire incontro a tutte le case, diciamo, di maggior successo, come Beretta, Browning, Sig Sauer, CZ, Springfield e così via. Ruger. Ecco, a proposito di questo, dei 18 modelli disponibili, vi fornirò a breve una diapositiva in cui potrete vedere proprio tutti i modelli disponibili per questa fantastica serie, d'accordo? Ecco, una cosa importante che vi devo dire è questa, che ciascun modello è disponibile in ben 4 versioni differenti, a seconda del mirino che si decide di utilizzare nel nostro kit. Infatti esistono 4 mirini disponibili. Uno è il mirino standard nero, che viene denominato 07, poi c'è la versione 07F, che è invece il mirino in fibra ottica, poi c'è un'altra versione, che è la 30, che andremo a vedere oggi, che ha i riferimenti bianchi standard, e poi ce n'è un'altra che ha riferimenti invece striped, cioè quei riferimenti bianchi con il mirino, con appunto il riferimento bianco lineare, e anche la tacca che ha una specie di svasatura bianca che accompagna molto bene l'occhio, quindi per tutte le esigenze di tiro. Allora, perché è importante questa linea? Perché ha avuto un grande successo? Ha avuto un grande successo perché si rivolge a dei modelli di pistola che sono di grande successo, ma che per qualche motivo hanno un utilizzo limitato se rapportato alle mire di serie. Invece, andando a vedere appunto con un kit di mire aftermarket fatto molto bene, molto ergonomico e molto preciso nelle regolazioni, come questo della LPA Sight, l'utente può sfruttare la propria arma nella maniera più ottimale. Adesso vi faccio vedere alcune diapositive, vi farò vedere i modelli disponibili, vi farò vedere appunto qualche arma che porta queste mire, poi ritorneremo un secondo in studio
E poi, qui all'Armeria Innocenti, e poi andremo con Loreno Bugetti in officina a fare appunto un intervento ad un'arma. A tra poco. Ecco, come avete visto, vi ho fatto vedere diciamo, i migliori modelli della SPR, e avrete sicuramente notato un modello in particolare che è la Beretta 98. Infatti sarà proprio una di queste versioni della Beretta 98, la Brigadier, che andremo a vedere tra poco con Loreno Bugetti in officina, perché appunto prenderemo un kit della LPA linea SPR dedicato a questo modello, andremo a cambiare sia il mirino che l'attacca di mira, in modo che potete vedere la semplicità e diciamo la struttura in acciaio robustissima di questo kit, e poi dopo andremo al tunnel ad azzerare l'arma, così potrete vedere diciamo anche l'aspetto pratico della cosa. Perché ho scelto la Beretta 98? Ho scelto la Beretta 98 perché è, diciamo, la pistola semiautomatica per eccellenza, quella più diffusa, ha avuto un successo commerciale spaventoso, è un punto di riferimento ancora oggi per le armi, corte militari di law enforcement, ed è un'arma che è stata costruita in moltissime serie, tutte di grande successo, non ultima la Sport, che monta proprio di serie una tacca di mira e un mirino costruito dalla LPA appositamente progettato per quell'arma. E naturalmente quindi ho scelto una 98 anche perché è una delle armi più apprezzate dagli appassionati, che la usano non solo per mestiere, quindi per professione, ma anche per andare a sparare al poligono e per divertirsi. E vedrete che montando un tipo di set di kit della LPA, della serie SPR, le prestazioni dell'arma sicuramente ne beneficiano, perché solitamente questa è un'arma che non tradisce mai la sua vocazione di arma militare, di law enforcement e da difesa personale. Quindi ha delle tacche di serie adeguate a quell'impegno. Se si vuole utilizzare invece per altri scopi, appunto sportivi, ebbene invece magari mettergli una tacca di mira e un mirino adeguate a questo impegno. Bene, andiamo adesso in officina con Loreno Bugetti e andiamo a fare poi il test giù al tiro. Eccomi qui in officina con Loreno Bugetti. Allora, Loreno, che Beretta 98 hai scelto per fare questo diciamo test? Questa è la più semplice di tutte, quella più diffusa nel mondo ed è la 98 FS Beretta, una delle più classiche, standard che Certo, quella c'è, più quella più diffusa. diffusa in assoluto. Ecco, quindi abbiamo preso il kit standard. Ecco, quali sono le operazioni da fare? Qui andiamo a sostituire l'attacca di mira montando la sua regolabile Quella micrometrica, certo. micrometria, che è Eccola questa qua. qua, che viene Quindi, messa al posto di questa qui, e perfetto. l'operazione un pochino più lunga, dove serve un armaiolo con qualcuno che sappia un po' lavorare, comunque l'inserimento del mirino
all'interno della vecchia sede. Sulla vecchia sede. Quindi verranno fatti due fori e messi due perni, sì. Eccoli qua. Infatti nella confezione potete trovare tre perni, perché due servono e uno di scorta, perché si può... Di scorta che è facile caschi per terra, quindi si può perdere. E quindi anche un'accortezza della LPA in questo. Viene fatto un foro con una punta da 1,5 e si monta il perno passato e questo rimane fisso sul posto. Perfetto. Questo di qua, essendo regolabile, rimane un pochino più alto. Ecco, infatti è ovvio che il mirino l'hanno fatto a inserimento, sì, sul vecchio un po' più alto, proprio per avere più escursioni. Questa è una mira più robusta, più robusta e ha un'escursione maggiore destra e sinistra. Ne esiste anche una più schiacciata, più sottile, più fine, senza andare a cambiare il mirino. Però questa risulta molto più bella anche come certo, tacca di mira. Certo, poi una cosa che ho notato è che i profili sono molto rastremati, quindi quando la metti nella fondina, sì, non ti rimane incastrata. Cioè, caso è tutta arrotondata, perché ti dà il meno fastidio possibile. Ma così si trasforma una pistola comune in un'arma molto precisa, dove possiamo regolarla per far sparare dove vogliamo. Certo. Cosa che comunemente non è così, dobbiamo adattarci noi. Adattarci o fare una munizione apposta per quella regolazione. Certo. Bene, grazie. Adesso vediamo Loreno come fa tutte queste operazioni.
Bene, Loreno, adesso tu hai montato tutto, a questo punto facciamo vedere una simulazione di azzeramento per far vedere appunto come è facile regolarla e metterla a punto. Tramite, vedete qui possiamo alzare o abbassare la tacca di mira, quindi alzando si spara più in alto, Certo, abbassando. abbassando, avvitando si va a sparare più basso, Perfetto. destra e sinistra regoliamo sul laterale, Con la destra, vita micrometrica c'è laterale, scritto certo. right, Ecco. si va a Quindi tutto posizionare molto intuitivo e in mira, tutto molto semplice. Poi sono ben visibili perché questo è il modello 30 con i mirini, sia i due riferimenti sulla tacca che il mirino con dei dot bianchi. poi ci sono le tacchettine di riferimento che uno le può controllare per Certo. vedere dove si Dove si sposta sposta, e ecco. quindi ha un riferimento molto, Molto intuitivo, molto intuitivo, certo. sì, molto semplice. Bene, andiamo a sparare adesso. Eccoci qui pronti. Adesso Loreno ha messo un bersaglio nuovo e vi facciamo vedere come faremo l'operazione di azzeramento dell'arma. Ecco, come vedete sul destra e sinistra siamo a posto, però è un pochino basso. Adesso vedete Loreno con la chiavetta in dotazione la muove quel tanto che dovrebbe bastare. Ecco, vedete, adesso Loreno ha alzato leggermente troppo, quindi ritorna di qualche clic più in basso in modo da compensare e poi ritorneremo a sparare.
Ecco, come potete vedere, attraverso alcuni aggiustamenti siamo riusciti poi ad arrivare a una situazione di perfezione. Allora, Loreno, le tue impressioni con pochi colpi, più che altro dovevi assuefarti un po' anche allo scatto di quest'arma, perché è la prima volta che ci mettevi le mani. Comunque già di base eravamo già partiti molto vicini, sì. D'accordo? Poi, sì, poi mi sono mosso troppo velocemente, ho dato un po' troppo. Certo. Poi ci siamo alzati un po' di più, ma non troppo, più di tanto. E poi piano piano siamo arrivati. Piano piano siamo arrivati. Comunque, questione di fare la mano, importante il modo di mirare, la distanza a cui si spara, certo. Sono tante piccole cose messe insieme. Diciamo che un po' di pratica si potrebbe fare di meglio. Certo. Però comunque c'è da dire una cosa, che è molto semplice, avendo una regolazione micrometrica, sì, sia sull'alzo che sulla deriva, qui fai presto. Si porta dove si vuole. Ecco. Poi bravura personale a parte, certo. Qui ti permette di fare quello che uno vuole, con tutte le artucce, a tutte le distanze, tutte le distanze, non c'è nessun problema. Si può tirare mirando a base bersaglio, colpire al centro, oppure vedendo il bersaglio, oppure coprendo il bersaglio. Coprendo il bersaglio, quello uno si adatta alle proprie esigenze, come più uno ritiene meglio. Quindi no, è l'importante che tu adatti lei alle tue esigenze, piuttosto che dovetti adattarti a lei. Per quello si montano queste mire qua, proprio per adattare al nostro modo di fare, di mirare. Alle nostre munizioni, al tipo di bersaglio, a tante un insieme di cose, per cui una pistola standard, una pistola da difesa comune diventa un'arma da tiro. Per divertirsi un per po'. Per divertirsi un po' al poligono, certo. Il che è cosa buona e giusta. Nasce per questo. Bene, arrivederci alla prossima serie di mire metalliche della LPA. Grazie dell'attenzione.